Buongiorno, io sono Lara Giordana, sono un'antropologa oceanista, specializzata cioè nello studio delle culture dell'Oceania, presso il Dipartimento di Cultura e Politica e Società dell'Università di Torino. E sono felice di partecipare a questo progetto, Isole di Convivenza, nell'ambito del quale ho potuto usufruire di una borsa di ricerca che mi ha permesso di proseguire i miei studi, cominciati con una ricerca sul campo nelle isole Belep, di cui vi parlerò tra poco. La mia ricerca di campo è stata appunto condotta in questo piccolo gruppo di isole per un periodo abbastanza prolungato tra il 2009 e il 2010 e poi con un periodo di ricerca più breve alla fine del 2017. E quello che mi piacerebbe fare oggi è di portarvi con me, se possibile, nelle isole Belep, dove parleremo di forme di convivenza, declinando questo termine secondo due aspetti che sono distinti ma profondamente intrecciati, profondamente legati tra di loro nelle vite degli abitanti di queste isole. Parleremo infatti di convivenza, intesa come convivenza con quella che chiamiamo normalmente con un termine che non ha una traduzione nelle lingue locali, natura, ovvero convivenza tra società e ambiente, tra umani e non umani. Le relazioni che gli abitanti di queste isole, cioè, sono riusciti a stabilire appunto con altri abitanti non umani delle isole, creando una sorta di contratto bioculturale che è alla base della possibilità di abitare queste stesse isole. E poi parleremo di convivenza in un altro modo, parleremo cioè di convivenze creative che si sviluppano nella colonizzazione, dove con creatività non intendo tanto la creatività artistica, ma una capacità generativa, la capacità di dar vita a qualcosa di nuovo, nel contesto appunto della colonizzazione, che in queste piccole isole ha avuto il volto dei missionari cattolici che sono arrivati alla metà del 1800. Parleremo allora di forme di resistenza, appunto, e di creatività, perché convergono nella colonizzazione progetti locali e progetti esterni, che costituiscono, che generano delle condizioni di possibilità. Dunque, prima di tutto, per poter andare a Belep dobbiamo situare queste isole, e lo facciamo con un giro un po' lungo, direi cioè di allargare lo sguardo e partire dalla ricerca dell'Oceania, quindi prendiamo i nostri atlanti cartacei o digitali, i nostri mappamondi se ancora esistono e cerchiamo l'Oceania. Normalmente quando pensiamo all'Oceania subito ci viene in mente l'Australia, cioè questa enorme massa di terra che è grande quanto tutta l'Europa, è talmente grande da non poter essere considerata un'isola e ci dimentichiamo che in realtà l'Oceania è un immenso continente blu, fatto di migliaia di isole. È un continente costituito dal più grande e più profondo oceano del pianeta, l'Oceano Pacifico, il quale ricopre un terzo della superficie terrestre e produce oltre la metà dell'ossigeno che tutti quanti respiriamo. In questo immenso continente blu, dicevo, si trovano disperse migliaia di isole, disperse dal nostro punto di vista, ma non da quello di chi queste isole le abita da centinaia o persino da migliaia di anni, perché dalla prospettiva dei popoli indigeni che abitano queste isole, l'Oceano Pacifico le connette, le mette in connessione e in comunicazione. Alcune di queste isole sono molto antiche, altre più recenti. Quelle più antiche si sono separate molto tempo fa dalle masse continentali e tra queste vi sono appunto le isole, quasi tutte le isole che costituiscono l'arcipelago della Nuova Caledonia. La Nuova Caledonia si trova a circa 1500 km dalla costa orientale dell'Australia ed è costituita da un'isola più grande chiamata Grande Terre, che in francese significa grande terra, e che ha una forma stretta allungata, sulle vostre carte la troverete facilmente, che a qualcuno ricorda un igname, a qualcuno una baguette. Allora, non a caso cito questi due cibi perché mi permettono di raccontarvi di una particolarità di questo paese. La Nuova Caledonia, è infatti una collettività d'oltremare francese, questo significa che non costituisce un paese indipendente, ma ha proseguito, ha mantenuto una relazione con la Repubblica Francese, della quale è stata colonia fino alla Seconda Guerra Mondiale.
Da alcuni decenni è in corso un processo irreversibile di decolonizzazione, un processo che è cominciato con degli scontri molto violenti anche tra gli indipendentisti, principalmente Kanak, e i non indipendentisti, gli anti-indipendentisti, principalmente non Kanak. Kanak è il popolo indigeno che abita queste isole da almeno 3.500 anni e per il quale l'igname, che menzionavo prima, un tubero, ha un valore fondamentale dal punto di vista culturale. La baguette invece richiamava l'aspetto, come dire, più francese invece di queste isole. Dicevo che la Nuova Caledonia oggi gode di uno statuto speciale sui generis che le attribuisce una grande autonomia. Sono in corso appunto tutta una serie di processi di decolonizzazione che porteranno l'anno prossimo ad un ultimo referendum, cioè la popolazione della Nuova Caledonia andrà alle urne per decidere se intende separarsi definitivamente dalla Francia o rinegoziare ulteriormente la propria relazione con la Francia. Per trovare le isole Belep, questo gruppo di piccole isole, dobbiamo spostarci a nord-ovest della Nuova Caledonia, in particolare a nord-ovest della Grande Terre, di cui queste piccole isole costituiscono la prosecuzione geologica. Si tratta quindi anche in questo caso di isole molto antiche e ricche di minerali. Per la Nuova Caledonia in generale si tratta soprattutto di nickel. Si pensa, si stima che proprio in queste isole sia conservato praticamente un quarto delle riserve mondiali di nickel e questo avrà un ruolo fondamentale nella colonizzazione europea da parte appunto della Francia di queste isole, ma prima ancora, molti millenni, molti milioni di anni fa, in realtà ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita e nell'organizzazione del sistema ecologico di queste isole. La particolare composizione geologica infatti ha portato allo sviluppo di una straordinaria biodiversità. La Nuova Caledonia, con la sua grande laguna, una delle più grandi al mondo, e la sua barriera corallina, è nota, probabilmente ne avrete sentito parlare, per la straordinaria biodiversità marina. Infatti nel 2008 è stata inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Ma è notevole anche la biodiversità terrestre, che conta numerose specie endemiche, sia vegetali sia animali. Specie endemiche sono quelle che possiamo incontrare soltanto qui e non altrove. Sono numerose, dicevo, le specie endemiche e viceversa sono pochissimi i mammiferi che abitano queste isole, che le abitavano prima dell'arrivo degli esseri umani. Si conta un tipo di roussette, si chiama nel francese locale, ovvero un pipistrello frugivoro, e il dugongo, che è un mammifero marino. Il popolamento umano della Nuova Caledonia, che poi ha portato all'introduzione invece di altre piante e di altri animali, risale a circa 3.500 anni fa, quando gruppi di lingua austronesiana, cioè popolazioni che parlavano lingue austronesiane provenienti da Taiwan, sono arrivati con le loro piroghe cariche di semi, di piante, di tuberi, tra cui appunto l'igname che menzionavo prima. Perché vi racconto tutto questo? Per presentarvi uno dei protagonisti della convivenza di cui vi voglio parlare oggi, e cioè il paesaggio insulare. La cultura Kanak è nota infatti come civiltà vegetale, in particolare appunto come civiltà del ligname, vista l'importanza centrale che questo tubero e altri vegetali hanno nella cultura indigena. I navigatori austronesiani che arrivarono in queste isole, gli antenati dei Kanak di oggi, nel corso dei secoli hanno sviluppato dei sistemi sociali, dei sistemi politici, dei sistemi di gestione della terra che si inseriscono nel sistema ecologico più generale, che lo hanno anche ampiamente trasformato, come d'altra parte fanno tutti gli abitanti delle isole, ma che lo hanno anche sostenuto.
hanno sviluppato dei sistemi di coltivazione particolarmente raffinati. Non è il caso delle isole Belep, ma in altre isole della Nuova Caledonia, per esempio, si sono sviluppati dei sistemi di irrigazione particolarmente sofisticati per poter coltivare il taro d'acqua. A Belep, invece, la coltivazione del ligname ha portato, per esempio, alla creazione di strutture imponenti. Si tratta di prosoni, cioè di grandi monticelli di terra, per capirci un po' come per la coltivazione delle fragole, no? Ci sono questi monticelli allungati che sono sopraelevati. Ebbene, nel caso del ligname possono essere alti fino ad 1 metro e a Belep vi sono alcune di queste strutture che sono lunghe fino ad alcune centinaia di metri, quindi con un lavoro notevole. Si tratta di forme di coltivazione e di appunto costruzione di queste strutture che vengono rigenerate di generazione in generazione e continuano ancora oggi ad essere utilizzate. Ligname, dicevo, pianta introdotta, quindi non endemica, ma proveniente dall'Asia, detta il tempo e decide lo spazio di vita degli esseri umani. Detta il tempo perché il calendario agrario è quello che fino all'arrivo appunto dei missionari, fino quindi alla metà del 1800, organizzava tutta quanta l'attività cerimoniale e non solo di queste società. Detta il tempo anche nella quotidianità, detta il tempo nella vita di ciascun Kanak. Pensate che la maggior parte delle cerimonie che scandiscono i più importanti passaggi nella vita di una persona, la nascita, il matrimonio e la morte, eccetera, hanno come protagonista gli scambi in cui appunto ci si scambia ligname. Detta anche lo spazio, decide dove le persone abitano. Infatti, gli abitanti di queste isole vivevano, prima dell'arrivo dei missionari, vivevano lungo le coste delle due isole principali delle Belep, Dawar, l'isola del sole, e Poch, l'isola più settentrionale di tutta la Nuova Caledonia. Vivevano appunto principalmente lungo le coste, nelle piccole insenature e nelle baie dove si raccolgono i detriti pluviali e dove è possibile coltivare proprio perché si trovano le uniche sottili strisce di terra fertile. Portare quindi la civiltà del ligname in queste isole ha significato negoziare con il paesaggio insulare la possibilità di coltivare ligname e la possibilità quindi di abitare queste stesse isole. Questa relazione di profonda intimità ecologica è evidente anche nel fatto che i Belema, come del resto tutti i Kanak, hanno incorporato nelle proprie genealogie gli elementi del paesaggio, hanno incorporato altri abitanti non umani, animali, piante, manifestazioni meteorologiche e sono diventate degli antenati, fanno parte delle genealogie, sono riconosciute appunto come un parente lontano, ma è il parente da cui tutto ha avuto origine. Questo appunto racconta di una straordinaria intimità ecologica tra uomini e ambiente. Ritorno al ligname, per dire che non soltanto detta appunto il tempo e decide lo spazio, decide dove si abita e dove si coltiva, ma anche perché ci aiuta a capire due elementi fondamentali della società Kanak e della società Belema in particolare: il radicamento e la mobilità, quello che James Clifford, un famoso antropologo, proprio a proposito della cultura Kanak, definì strade e radici, utilizzando due espressioni che in inglese hanno la stessa pronuncia, roots and roots. Radicamento e mobilità. Allora, radicamento e mobilità sono alla base dell'organizzazione Kanaki. Radicamento lo capiamo facilmente, il radicamento alla terra, la possibilità appunto di coltivare, è ligname stesso, ma ligname, dicevo, anche è il protagonista degli scambi che ritmano l'intera società Kanak. Tutte le cerimonie, tutte le principali cerimonie Belema
sono organizzate come cerimonie di arrivo e di accoglienza e in questo senso ci raccontano ogni volta quel primo arrivo e quella prima accoglienza che gli antenati compirono nel momento in cui arrivarono e popolarono queste isole. Dicevo, tutte le cerimonie sono delle cerimonie di arrivo e di accoglienza che vedono un gruppo, quello delle persone del posto, potremmo dire i padroni di casa, anche se non è l'espressione più corretta, ma ci aiuta a capirci, e quella degli invitati, gli ospiti, che si scambiano gesti, doni e parole. Tutte le cerimonie sono organizzate in questo modo e, dicevo, ricordano il primo arrivo degli umani in queste isole e l'accoglienza che la terra fece. I Belema raccontano spesso che l'igname aiuta a pensare la loro società. Questo perché l'igname, nel modo in cui viene coltivato, spiega alcuni dei funzionamenti, come appunto funziona la società Belema e Kanak in generale. Ci sono principalmente due sistemi per la riproduzione del ligname. Uno è quello che non prevede l'intervento umano e semplicemente la pianta produce un fiore dal quale poi si svilupperà il seme e così via. C'è invece un altro sistema di riproduzione che è quello che utilizzano i Kanake e che richiede l'intervento umano ed è la riproduzione per clonazione, esattamente come per le patate. Si conserva una parte del tubero che verrà nuovamente interrata e da cui si svilupperà una nuova pianta e quindi i nuovi individui. Si parla di clonazione perché? Perché i nuovi frutti avranno lo stesso patrimonio genetico del pezzo di tubero che è stato conservato e poi messo nella terra. Questo aspetto si combina con una coltura itinerante, nel senso che nel corso degli anni non si utilizza sempre lo stesso campo. Un campo viene utilizzato per 1 o 2 anni e poi è messo a riposo per un certo periodo. Quindi è vero che l'individuo che si riproduce è sempre lo stesso, ma è anche vero che si sposta. Ed è la stessa cosa che fanno in un certo senso i clan, che sono le strutture fondamentali a livello di parentela, ma anche di organizzazione politica. I clan ad un certo punto si scindono, si producono dei conflitti al loro interno che portano a delle separazioni. Sono sempre pezzi di uno stesso gruppo, un gruppo originario, e però si allontanano, pian piano si spostano. Allora, questo spostamento nel paesaggio viene conservato, rimane nelle memorie e traccia nel paesaggio dei sentieri che in Pulun Belep, nella lingua di Belep, si chiamano Dan. Questi sentieri sono appunto i percorsi fisici, ma anche le storie che li accompagnano, le storie delle persone e dei luoghi che questi sentieri connettono, le storie delle generazioni e degli antenati. E oggi i Kanak, i Belema in particolare, sanno orientarsi nel mondo attraversando, percorrendo questi sentieri. Ritroviamo di nuovo una dinamica di radicamento e di mobilità insieme e di nuovo l'idea di uno stare al mondo come un continuo incontro e quindi la possibilità di essere accolti, ma anche la possibilità del conflitto, che è l'altra faccia della convivenza. La storia e le storie di Belep, nelle narrazioni dei Belema, hanno sempre un prima e un dopo. Prima e dopo l'arrivo dei missionari che arrivarono su queste isole all'inizio degli anni 40 del 1800. I missionari avevano il volto dei colonizzatori, certamente, in Nuova Caledonia, anche se spesso si opposero all'amministrazione coloniale, francese. Guardare alla colonizzazione dal punto di vista dei Belema significa dipingere un quadro molto complesso in cui progetti locali e progetti esterni si intrecciano strettamente. Se nel resto della Nuova Caledonia i colonizzatori arrivarono non invitati e non chiesero il permesso, ma presero possesso, la Francia prese possesso, è un'espressione molto forte della Nuova Caledonia nel 1853, i missionari a Belep arrivarono invitati, anzi accompagnati dal capo locale, che decise di portarli a Belep
per realizzare un proprio progetto. I missionari avevano un loro progetto di civilizzazione, di conversione al cristianesimo per salvare i selvaggi Kanak. Il capo, Chaup, Wolo Chaup II, aveva un proprio progetto che aveva molto a che fare con quel contratto bioculturale di cui vi dicevo all'inizio. Aveva cioè intenzione di aumentare il proprio potere, sganciandolo il più possibile da quelle forme di comunicazione, da altri poteri che esercitavano altre figure, proprio perché parlavano per gli antenati, per le forze della natura. Pensò dunque di rivolgersi al Dio cristiano e ai suoi ambasciatori, i missionari, per poter rifondare un nuovo contratto sociale. La convergenza di questi due progetti, quello locale di Wolo Chaup II e quello esterno dei missionari francesi, portò alla creazione di un villaggio centrale. Vi dicevo che i Belema abitavano in queste piccole insenature e nelle baie lungo le coste di due isole. Ebbene, un intero arcipelago nel giro di pochi anni venne ridotto a un unico villaggio. Dico venne ridotto anche perché i missionari portarono con loro non soltanto nuove piante, per esempio gli agrumi, ma anche numerosi patogeni, e la popolazione locale si ridusse drammaticamente, interi clan scomparvero, si ridusse anche in termini spaziali, perché appunto i gruppi si ritrovarono a vivere tutti insieme, a convivere in un unico villaggio. Ma il villaggio, lungi dall'essere una forma imposta solo dall'esterno, venne ben presto appropriata dagli stessi Belema, che decisero di abitarlo mantenendo in realtà la separazione e la disposizione nello spazio che caratterizzava le loro società nell'intero arcipelago. Cerco di spiegarmi meglio. Se percorriamo ancora oggi la strada che attraversa il villaggio di Wala, situato nella baia più ampia dell'isola di Dawar, l'isola del Sole, vediamo che incontriamo in successione una serie di clan, di gruppi familiari, i quali in realtà si susseguono esattamente per come si susseguirebbero se camminassimo lungo la costa delle due isole. Quindi in qualche modo il villaggio riproduce la disposizione dei clan lungo le coste, prima dell'arrivo dei missionari. Questo permette agli abitanti delle isole Belep di mantenere una stretta relazione con le loro terre di origine, una relazione che mantengono ancora attraverso la coltivazione del legname, che è possibile solo in quelle terre dove prima vivevano. Una relazione che cercano di riappropriarsi ancora oggi, perché è forte il desiderio di ritornare a vivere sulle proprie terre ancestrali. Calcolate che l'isola di Poch, quella più a nord, fu abbandonata nel 1874 e da allora non è più stato possibile per i discendenti degli antichi abitanti ritornare definitivamente ad abitare sull'isola, che è tornata a far parte della riserva del comune di Belep soltanto nel 2010. Da allora sono stati messi in atto una serie di progetti che potranno riportare alcuni clan ad abitare su queste terre. Dicevo all'inizio, resistenza e creatività caratterizzano questa riappropriazione di una forma di abitare diversa, ma che in qualche modo è stata addomesticata. E vi raccontavo anche di come oggi le persone abbiano desiderio di tornare a vivere sulle proprie terre, non soltanto per riconnettersi, per riappropriarsi pienamente di quella geografia, di quella genealogia, geogenealogia, forse si può definire così, per cui il paesaggio è parte della propria genealogia, è parte della propria parentela. Ma
Questo desiderio nasce anche dalla percezione che la vita nel villaggio porti ad un'intimità eccessiva con gli altri umani, un'intimità, una convivenza forzata, ben diversa dall'intimità più rilassata, più fiduciosa che invece si ha nelle baie di origine. Un'intimità che a questo punto però non è soltanto con gli altri membri della propria famiglia, ma appunto è con gli altri abitanti non umani delle isole. L'emergere di forme creative di convivenza nella colonizzazione prende, come dicevo, à belle époque la forma del villaggio. Il villaggio è addomesticato, ma addomestica anche, è attraverso il villaggio, infatti, che possono essere incorporate nella società e nella cultura belema una serie di elementi che provengono dalla Francia, come la scuola, la stessa chiesa che trova un proprio posto ben preciso all'interno del villaggio, accanto al cimitero. Questo è un altro aspetto interessante perché i defunti venivano sepolti nelle baie d'origine, oggi invece la maggior parte degli antenati si trovano appunto nel cimitero del villaggio di Ouala, ma qualche famiglia ha ricominciato a seppellire i propri morti nelle baie d'origine, proprio in quel processo di riappropriazione di cui vi parlavo prima e in qualche modo anche di resistenza. Il villaggio addomestica quindi la Francia in un certo senso, continua a farlo perché è il luogo dove arrivano le persone esterne a Belle Epe, perché qui si trovano sia una piccola pista di atterraggio, la più corta pista di atterraggio di Francia, sia si trova il molo dove attracca il catamarano che 2 volte a settimana, se le condizioni del mare e quelle meteorologiche lo consentono, collega Belle Epe con Grande Terre. Si trova anche qui la sede dell'infermeria e quindi la possibilità di accedere alle cure mediche del sistema sanitario francese. Nel villaggio i Belema sono riusciti ad addomesticare quindi la Francia ed io, e sono riusciti a produrre delle sintesi creative anche dal punto di vista cerimoniale. Per esempio, la principale cerimonia, che è quella considerata più importante dalla comunità Belema, è l'offerta delle primizie, l'offerta dei primi ignami al capo, cerimonia che oggi si svolge il giorno di Pasqua, ma anche un altro periodo particolarmente significativo coincide con le festività cristiane. Si tratta della fine dell'anno scolastico, periodo in cui quindi i bambini che sono scolarizzati fuori da Belle Epe, sull'isola di Grande Terre, i bambini dopo le scuole elementari sono infatti costretti a proseguire il proprio percorso scolastico fuori dall'isola, rientrano e insieme con le famiglie si spostano tutti quanti nelle varie baie dove curano l'igname che sta crescendo. E questo è un momento di una nuova, rinnovata intimità in cui possono avvenire in cui può avvenire la trasmissione culturale, la trasmissione delle conoscenze, sia quelle legate alla cultura dell'igname, sia quelle legate alla storia dei luoghi e degli antenati.